Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torino era e resta bianconera. La Juve vince il derby, un derby faticosissimo, difficile, che si sapeva che era difficile, ma comunque portato a casa. Nel momento più difficile di stagione, quella che per molti doveva essere diciamo le 5-6 partite dove la Juve avrebbe dovuto perdere punti, finora la Juve non ne ha perso uno e fa 46 punti su 48, un rendimento eccezionale che porta la Juve in cima alla classifica e a un passo addirittura dal titolo di campione d'inverno, addirittura in autunno. Questo fa pensare, fa capire il cammino strepitoso della squadra bianconera. Partita tutt'altro che esaltante, ma era normale. La Juve viene dalla terza partita in 6 giorni. Qualcuno a proposito della Lega Calcio dovrebbe spiegarmi il perché la Juve ha giocato mercoledì sera, si è trovata a giocare un derby con queste temperature, dopo aver giocato a Berna con quelle temperature, con quel campo, il sabato sera alle 20:30. Capisco anche gli oneri televisivi da rispettare con le emittenti, però oggettivamente è stata una scelta sciagurata. Juve stanca, Juve con poca benzina, poca lucidità, ha trovato un Torino che era 15 giorni che preparava il derby, come è sempre stato. Andate a vedere tutti i derby dal 1908, quando, anno di nascita del Torino, a oggi, sono sempre stati una vera e propria guerriglia. Il Torino l'ha buttata in cacciara, l'ha buttata sui falli, l'ha buttata nel rompere il gioco alla Juve. E nonostante tutto, la Juve è riuscita a cercare di ragionare. Un primo tempo dove il tempo effettivo di gioco è stato di 18 minuti esatti, vuol dire che si è perso più della metà del tempo in interventi e rotture di gioco. La Juve non si è persa d'animo. Nel secondo, man mano che calava la forza del Torino, la forza agonistica del Torino, la Juventus ha trovato man mano più varchi e alla fine ha trovato il gol su calcio di rigore di Ronaldo, nato grazie a un intervento di Chaso su Mandzukic, imbeccato da un errore clamoroso di Zaza sul retropassaggio. Ma la Juve era lì da un po' di tempo e sembrava che il momento del gol poteva venire fuori da un momento all'altro. Questa Juve è forte anche per questo, nelle partite di difficoltà, dove è stanca, dove fa fatica, tira fuori le unghie e ancora tantissima fame di vincere e vince le partite difficili come questo derby. Ricordiamo che il Torino è sesto in classifica e davanti a molte squadre che sono considerate superiori a lei, tipo la Roma, eccetera, eccetera, eccetera. La Juve ha superato in ordine Milan a San Siro, Fiorentina a Firenze, Inter in casa e Torino all'Olimpico Grande Torino. Insomma, direi che il filotto si sta venendo assolutamente molto molto positivo. Vittorie importanti, vittorie che pesano, anche perché ricordiamoci che sia Fiorentina che Torino, con tutta la volontà che possono metterci, però allo stadium non danno mai le stesse prestazioni che nei loro stadi. Detto questo, il migliore in campo di oggi lo do a Blaise Matuidi, una partita micidiale, ha corso tantissimo e da buon lottatore qual è, ha lottato su ogni pallone. Peggiore in campo, oggettivamente faccio fatica a trovarne uno in particolare, perché quando si vince è difficile trovare un peggiore in campo. E quindi non lo so, fate vobis, perché oggettivamente non trovo nessuno a cui dare la palma del peggiore. Quindi ragazzi, 46 punti su 48, io oggettivamente passi il turno come primo nel girone, sei in corsa su tutte le competizioni. Boh, faccio fatica a capire come si possa criticare squadra e giocatori e soprattutto allenatore. Ragazzi, io chiudo qua il video, CR7 vi saluta, al prossimo video. Ciao!